Ciao a tutti, video assolutamente non preparato, come potete vedere. Io sono piena di raffreddore, ho delle mollette nei capelli, di quelle proprio, dite vabbè, perché le altre volte ti apparecchi. No, sono piena di raffreddore, questa non è la prova, e se mi viene un altro herpes giuro che mi metto a urlare. Per parlarvi di agende, faccio questo video perché mi è stato chiesto e veramente sono ansiosa anch'io di mostrare il nuovo arrivo, quindi è per questo. Questo caffè sto cercando di berlo da circa mezz'ora, non ci sono riuscita assolutamente perché le gemelle avevano voglia di ballare, allora abbiamo ballato e sì, abbiamo ballato. Comunque, devo dire che sono è buono il caramello. Oggi ho vomitato tutto il giorno, quindi questa è l'unica cosa che sto riuscendo a tenere nello stomaco, insieme alla spremuta di arance fresche che ho preso stamattina. Ma non demordo, stasera ho la pizza. Voglio provare, vediamo come va. Allora, oggi mi è arrivato un regalo da parte di una mia amica. Che conoscendo la mia fissa per le agende in questo momento e avendola anche lei questa fissa, mi ha fatto un regalo molto molto gradito che va ad aggiungersi alle altre agende che ho. Allora, io questa è la Moleskine che avevo comprato per quest'anno, che è una bellissima agenda, però giustamente ha i fogli così, è una giornaliera con tanto spazio e insomma vi faccio vedere quelle che ho. Poi ho questa che mi ha regalato Felix, bellissima, e so già cosa farci perché ho delle idee in testa, e ha la settimanale di qua e fogli a righe di là. E poi ho trovato questa, non è questa Moleskine così, che ho da un po', dove io prendevo sono solo fogli così. Credo che questa ho iniziato ad usarla quando mi sono sposata, e infatti Casa Leopardi è il primo anno da sposata, la prima vacanza, non mi ricordo, sì, a Casa di Leopardi, che allegria, no, vabbè, molto bella come cosa, dove io ci mettevo tutte le spese, ci mettevo i pigmenti, le cose che volevo, insomma, scrivevo un po' di cose. E poi ho un'altra, che è sempre della Moleskine, che è molto utile, e devo la devo svuotare, che è così, è a fisarmonica per metterci gli scontrini o gli appunti, i fogli volanti. Perché vi faccio vedere queste agende? Perché devo trovare un senso a tutto. La mia passione per le agende non è nata adesso, nel senso che io tendenzialmente scrivo molto, solo che non sono molto ordinata. Come sì, sto facendo ammuina, come si fa? Scimmia ammuina. Non ho un senso, perché non era preparato questo video. Come voglio aprire? Sì, abbiamo aperto anche Skype. Adesso parliamo con mezzo mondo. No, cosa vi volevo far vedere? Se andassi su YouTube, vabbè, tanto voi non avete niente da fare. Che dite? C'è un nuovo video di Ornitorella. Ciao Ornitorella! Vabbè. Tempo fa mi ero imbattuta in vabbè, perché i miei pregressi, comunque sono mesi che guardo video sull'organizzazione della casa americani e non trovavo niente di italiano. Poi invece ho visto, vabbè, video di Simplina Bichi, di Lucy sull'agenda, e ho visto che Simplina Bichi ne sta facendo altri per la casa, e ho detto, ma perché con un po' di organizzazione non riesco anche io a sistemare un po', a mettere ordine nella mia vita? Perché io ho una casa che mia sorella definisce un magazzino. Io conservo tantissime cose. Avete presente quella nonna che ha il cassetto con le buste?
Ecco, io ho il cassetto con le buste, non è il cassetto, ma è la busta con le buste e altre buste con altre buste. Per dirvi, ho tantissime cose da sistemare, stanza per stanza. Quest'altra idea mi è venuta trovando altro sito italiano, sito, un altro canale italiano che si chiama Alcesti, l'angolo del focolare, che è una ragazza deliziosa di cui io non conosco il nome, ma non so se lei l'abbia mai detto, che insomma anche lei sta iniziando la sua organizzazione e ho pensato, in questa mia nuova vita io voglio svecchiare prima di tutto, smettere di conservarmi roba inutile e dare una dritta alla casa. Ora, vi ricordate che io volevo quella famosa agenda di casa? Questa persona, la mia amica, mi ha fatto quest'altro graditissimo regalo e credo che questa rimarrà l'agenda proprio della casa, della famiglia. È splendida. Non è un'agenda a buon mercato, infatti è stato un regalo che mi ha lasciato. Perché insomma non avrebbero dovuto, ma. Ed è questa, arriva in questo scatolo, è una Filofax presa, lei l'ha ordinata su Amazon UK ed è la Finsbury, c'è in varie colorazioni e naturalmente lei conoscendomi l'ha presa color lampone ed è questa. Il formato è A5. E insomma, ve la volevo far vedere, è in pelle martellata ed è. Non lo so, è più morbida che delle mie figlie. No, scherzo. Comunque è veramente splendida, davvero, davvero bellissima. Quindi, questa diventerà l'agenda di casa. La Moleskine che mi ha regalato Feli diventerà, credo, il quaderno delle ricette oppure quello degli appunti che riguardano i video o che riguardano workout o qualsiasi cosa o la dieta, non lo so. E la Moleskine grande la userò, insomma, non lo so, adesso vedrò, però le voglio usare tutte. Ora ve la faccio vedere questa. Oh, oggi mi hanno dato un campioncino, l'ho chiesto però. E non avrei voluto questo. Questo non c'entra niente, però ve lo volevo dire. Vabbè, c'ho il raffreddore, non sento una cippa. Questa, la colonia di acqua di Parma, perché ho comprato a mio marito una crema viso. Antirughe, ma non glielo dite, cioè non glielo dite, l'avrà notato? Sì. C'è scritto antirughe così della Collis, speriamo che gli piaccia. L'odore è favoloso. Allora. Dopo, quando avrò compilato e deciso come utilizzarla, farò. Se vi piacciono altri video sull'agenda, io non ho da insegnare molto, nel senso che se avete voglia di farlo insieme a me, perché io prendo spunto e dove prendo spunto lo metto scritto naturalmente, perché non, insomma, non sono così brava nell'organizzazione perché niente, sto prendendo spunti ovunque per cercare di darmi una strada. Ma mi ha morso qualcosa, la tarantola. E sì, e poi insomma, se vi fanno piacere i video, voglio farli. Voglio fare come ha fatto Alcesti. Lei è andata stanza per stanza a segnarsi le cose da fare ed è quello che ho intenzione di fare anch'io per avere più sotto controllo le cose. Ma andiamo dalle stupidaggini come il cassetto delle posate, o il cassetto. C'è un cassetto famoso in cucina che hanno tutti, che è pieno di. Stavo dicendo merdate, comunque sì. Allora, è così. Io dovrei mettere professionalmente la videocamera da sopra, ma tanto è vuota, poi ve la farò vedere quando ci metto qualcosa. All'apertura la tasca, un'altra tasca qui, il portacarte, e portapenna qui e portapenna di qua. Questa è naturalmente la Filofax del 2014, un cartoncino, e dentro c'è il calendario del 2013 e del 2015. Ok, poi ci sono tutte le informazioni personali in tutte le lingue, quindi personal information, memento personae,
Vabbè, poi ci sono gli stati membri dell'Unione, tutte le festività religiose, e questa è una cosa che mi piace tantissimo, i pesi e le misure, le tabelle, le stagioni, la temperatura, la guida sulle temperature mondiali e le taglie, le equivalenze sulle taglie dei vestiti, ecco. Poi, vabbè, ci sono le iscrizioni a Filofax. Questo è come è fatta la settimana. E va naturalmente c'è scritto in tutte le lingue. E dal lunedì alla domenica, quindi è la settimana su due fogli ed è molto comoda. Dopodiché, agosto, vi faccio vedere. Anche perché io giornalmente non ho tanti, tanti appunti da appuntare. Ottobre, novembre, ci siamo quasi. Ok, dicembre. Poi c'è fogli bianchi per le note. Ok, poi ci sono questi separa. Era meglio che mettevo meglio la. Vabbè, separatori per distinguere le varie sezioni dell'agenda. Io adesso che deciderò, magari li decoro anche un pochino perché sono un po' anonimi. La lista dei to-do, le cose da fare. Poi ci sono una serie di fogli colorati a righe, quindi c'è lilla, c'è celeste, giallo, rosa chiaro, no, è arancione e poi rosa shocking. Dopodiché ci sono gli indirizzi. Sento le gemelle. Poi c'è un portacarte. C'è un'altra cosa, un'altra velina trasparente, un altro cartoncino e poi c'è il righello. E qui nella tascona c'è un blocco per gli appunti e di qua c'è un altro portapenne. Insomma, voglio dire, è una signora agenda. Aspettate, è veramente una signora agenda, mi piace molto. E quindi adesso deciderò le sezioni. Poi non si è rovinata per niente nel trasporto perché comunque era imballata così. Adesso deciderò le sezioni, deciderò le cose da fare e mi inizierò a segnare le cose più importanti, indirizzi, appuntamenti, date da ricordare, queste cose così. Insomma, a me questa cosa piace molto, questa idea di fare ordine e pulizia. No, aspetta, pulizia no, nel senso che casa mia è pulita. Sia chiaro, non è che. Non sono una fissata, non sono veramente. Per quanto riguarda l'igiene, no, nel senso che le cose più importanti sono. A me piace molto la casa vissuta. Che si vede che dentro c'è qualcuno che si sta divertendo. Quindi lo vedete dalle foto che metto su Instagram. Però ho tante cose che sono inutili, ho tante cose da buttare e sto prendendo veramente spunto da chi ne sa più di me, chi vedo che ci riesce meglio di me insomma, per fare del mio meglio. In molte mi hanno chiesto il sito, il gruppo su Facebook dell'agenda si scrive, ve lo dico come si legge, perché in qualcuno non lo trovava. Si chiama Planner. Aspettate che mi si è impallato internet proprio adesso. Planner Addict Italia. Io vi lascio il nome nelle. Sì, oggi mi devo dare da fare. Vi metto i video. Allora, il canale di Simplina Bichi, il canale di Alcesti, il canale di Lucy, perché me lo continuate a chiedere dopo anni di Lucy. Lucy, ti cercano tutti, Dio santo. Poi tu, giustamente, avendo solo YouTube, ti cercano, tesoro mio. Quindi mi devo fare. Ma sai quanta gente mi scrive in privato? Ma ho sentito che c'è Lucy, Lucy è ancora qui. Lucy, ti vogliamo tutti bene. E quindi le tue fan,
quindi lascio anche il tuo indirizzo sotto. Il canale americano di Leandra, si chiama Leandra, che vabbè, lei è. Poi seguo anche un'altra signora americana che si chiama Jenna. Io per i nomi non ricordo niente. La caffeina fa bene per la memoria. Va bene, questa non è una casa, è una gabbia di matti. E quindi vi lascio tutti i link stavolta, così tagliamo la testa al toro. Io cerco di darvi un conto. Io mi sono svegliata stamattina, è da ieri che avevo voglia di mangiare, non avendo fame. Capelli schifosi, la pelle che tira, l'umore così, ho detto ma che è, ma che è? E poi ho capito che era il ciclo. Comunque, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, qualsiasi consiglio o suggerimento ce lo scriviamo qui tra i commenti. Ciao!